Hi people, benvenuti a qua una puntata e una nuova serie. Oggi ci troviamo qui su Alan Wake Americans Nightmare. Direi di fare un po' di storia, anche perché ho solo provato come funziona. E questo come modalità normale in tv è bellissimo. C'è qualche parte in Arizona. Ah, il gioco è con audio in inglese e sottotitoli in italiano, quindi potrò fare io la voce narrante. Alexis, Mary Will. Spero il ciccione portato. Diventa ormai così diviso così. Night Springs. Night Springs, non c'è uno. Quindi. Scritto da Alan Wake. L'uomo di fronte a te è un paladino della luce. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. Yeah. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. Okay, mi rilascio verso la cazzo. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Ok, bene. Allora, è un terza persona. Raccogli la torcia, fai mia. Hai raccolto la torcia. Dove dobbiamo andare? Ok, questo è per saltare. Quindi andiamo di qua. What? Un pottercase? Mettiamo subito così. Con un pottercase. Ah. Ok, quindi dobbiamo combattere appunto le tenebre. Sì, dovrebbero essere le tenebre. Punto di controllo del punto. Afferra pistola. Dov'è la pistola? Ah, ok. È qui. Pistola 9 mm. Allora, dissipiamo lo pianeta. Ok. Ah sì, per chi non lo sapesse, questo qua è un DLC. Diciamo, dissipiamo tutte le tenebre. Diciamo, non è un DLC, è un gioco standalone più che altro di Alan Wake American Nightmare. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. E ho preferito prendere, diciamo, giocare a questo e portarvi questo perché se vi piace facciamo pure Alan Wake, così almeno si può spegnere la torcia e così almeno partiamo da questo che perlomeno è più corto, diciamo, però così in grandi linee sapete come è fatto. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there.
Quindi dobbiamo arrivare al motel. Somewhere within the earth, space itself has been pierced. La giacca è quella. Dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ah. Ok. E esplora il motel. Sì. I can't stay here now. Lo so che non puoi fermarti qui. Però corri. Corri. Bene. Quindi qui è un posto sicuro. Oh. Ok. Quindi qui non è, non era un posto sicuro. Oh, Gesù. Giuseppe e Maria. Hello. Ancora qui, ovviamente. Na, 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 na. E questa non la potrò censurare. Hey, it's you. Sei tu? Mi conosci? There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Ci conosciamo? Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Ok. Scusate se lagga un pochetto, ma è strano. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember, you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, okay. I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot aura? Nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like... There's a bunch of stuff like cose che mi servono, giustamente. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Okay. Non ti dirò. Mi tengo la pist- Wait. Ma, ne tengo questa, ma... Prima però ricarichiamo e mi sa che ho messo un po' sensibilità troppo. The champion of light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Quindi mi servono degli oggetti. Ok. Questo cos'è? Un bengala. Potrebbe servirci. Questa è una TV, penso che sia qualche suggerimento. Come Condamned. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? Ah. How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. Ah.
sia quanto inquietante facendo queste cose. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. Oh. I like it quiet. Oh. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. Okay. Scusate se sono andato via, però... Si stava trasformando in uno snuff movie, quindi... Sì, lo so che mi indica i miei obiettivi, ma ci devo arrivare. E siccome non vorrei essere censurato su YouTube, vorrei evitare di mettere uno snuff movie. Questa è la fortuna. È la Madonna. This isn't gonna be good. Sì, non sento niente bene. Ok. Wait. Adesso dovrei avere un bengala, quindi... Ah, tolgono pure via il bengala. Io direi di correre. Correre. Via. Oh. Mi sono imbloccato in una staccionata di ferro. Ma porco Giuda. Allora, famo così. Famo le cose fatte. Wait. Girati. Corriamo, perché sono troppi, vorrei dire, no? Così va meglio. Si è sfiancato. Beh, adesso siete in fila. Ok. No. Ora vabbè. Ho uno schifo di vita in pratica. Perfetto. Così proprio mi voglio. E questa è? Pagina del manoscritto. Quindi mi sono appena giocato tutta la vita. E la valvola è andata. Come faccio a recuperare la vita? Si salta. Oh, oh, oh. Ah, mi di... Ah, ok. Va bene. Quindi... Le celle di energia sono una vita. Ah, io ho visto San Valentino di sangue, no? Appunto. Grazie. Colpi della luce! Ok. Sto esaurendo meno munizioni come se niente fosse. Cogliamo altri bengala, va. Potrebbero servire. E prendiamo quello per cui siamo venuti e che raccoglie batterie. Ok, e per questa festa. Perfetto. Pagina del manoscritto. Tanto se hai fatta la
si è rifatta la luce. Dobbiamo andare da questa parte. Andiamo da questa parte. Oh, giustamente. Piano contadino. Tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. Questo è andato. Pure tu. E pure questo. Perfetto. E ho finito i colpi. Ah, che bello. That was just messed up. Che casino. Facciamo gli ironici. E vedo un fucile. Something tells me I'm really gonna need the. That's everything. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Quindi devo andare da Emma. Ok, andiamo da Emma. Andiamo da cara Emma. Andiamo? Andiamo. Andiamo da Emma là. Punto di controllo. Quindi se moriamo dovremmo respawnare da quella parte. Però mi sa che Emma è morta o qualcosa del genere. Stiamo dicendo. Ah, Emma è viva! I need this battery charged. No problem. Sì, però calma quella. Thanks. Thanks. Mi penso è bellissimo. Sì, ma che devo fare con... A me va bene. E piamo un po' demunition. Ok, ora possiamo fare la guerra. Piglia. Incredibile. Sono. Stavo facendo il mitico. Ok. No. Time to make some serious changes. Guarda, non ho scritto. Ok, quindi valvola. Batteria. Luci di segnalazione. Poi avvia più. Ah, ok. Va bene, flusso anche. E in ultimo riproduci il CD.
Signori, Armageddon. Boom. Bordello. Aia. Testina. Perché ho detto testina? Vabbè. Ciao. Torna da Emma. Io andrei prima a salvare. Bello di. Muori. Ok. Questo è morto. E questo tu però sei ancora qui. Bella, dove stai? Easy. I got it. You're safe. I need you to tell me what you know about it. The guy who looks like him. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you can maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Beh, non ha tutti i torti, eh. Abbiamo tipo distrutto la tua città perfetta. Allora. Wait. Munizioni. Perché praticamente sto a corto. Io direi di fermarci qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Qui è Lord Spider che vi parla. Spero che la serie vi piaccia. Tanto per cambiare per il ritorno di Alone in the Dark. Ci vediamo alla prossima puntata. Qui Lord Spider che vi parla e ciao ciao!